giorno del verdetto di ballottaggio a Conegliano vince il forzista Fabio Chiesa, sconfitti Lega e Fratelli d'Italia. Est Ribaltone vince il candidato delle Civiche, copione simile a Bovolone. Giornata di tensione tra Ferrugli a Trieste, dove continua la protesta no Green Pass, lacrimogeni sui manifestanti, agenti in assetto, antisommossa, la protesta si sposta poi in centro. Al commissario straordinario Figliuolo il sigillo della città di Padova, la cerimonia nel pomeriggio, un riconoscimento per la sua lotta al Covid, la motivazione. Inizio settimana difficile nei Covid Point del Veneto, da Venezia a Belluno, lunghe code a paludi alle porte dell'Alpago, il sindaco di Belluno a evitare spaccature nella comunità. Un 31enne di Riese Pio X è morto ieri sera a mezzanotte dal Tivoli scontrandosi contro un palo, stava rientrando da un compleanno, la comunità è sotto shock. Ennesima tragedia sul lavoro questa mattina in Val di Sdende, in Comedi, con 32enne originario del Gambia, perde la vita travolto da un albero, inutili tentativi di soccorso. Il sacrario di Asiago ha accolto ieri un altro fratello spogliato della sua identità da quasi un secolo. Di lui si sa solo che vestiva la divisa dell'esercito austro-ungarico. Commozione sull'altopiano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il verdetto dei ballottaggi in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali su tutti, la sfida tutta interna al centrodestra di Conegliano che ha scelto l'ex sindaco Fabio Chies, che ha ottenuto il 53,46% di preferenze, mentre lo sfidante Garbellotto si è fermato alla 46,54. L'affluenza finale alle urne alle 15 di oggi è stata del 53,81%, ma vedo già collegata da Conegliano la nostra Lina Paronetto con Simone Merlo. Buonasera Lina. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori, siamo in diretta, qui continuano i festeggiamenti, Fabio Chies, eccolo qua, nuovo, per non dire rinnovato, sindaco insomma di Conegliano, che è riuscito a prevalere su Piero Garbellotto, candidato di Lega, Fratelli d'Italia e della Civica, Libertà Civica e Popolare, con un quasi 54%, un risultato che si aspettava Chies? Beh, un risultato che ci auspicavamo, abbiamo fatto una corsa elettorale molto importante, difficile, entusiasmante al tempo stesso. Voglio fare i complimenti anche a Piero Garbellotto, che mi ha chiamato subito da signore qual è. Devo dire che la campagna elettorale è stata per alcuni versi anche tesa, però oggi c'è un colpo di spugna, da domani si lavora per la città come siamo abituati a fare tutti assieme. Ecco, anche dall'altra parte insomma, è arrivato un po' l'appunto di essere riusciti a vincere, a ribaltare il risultato del primo turno grazie a questo accordo col Partito Democratico. Ma di accordi scritti non ce ne sono, certamente ringrazio il segretario del PD che ha dato indicazioni ai suoi elettori di votare, ma soprattutto alla gente che ha letto i programmi e ha deciso di votare per il nostro. D'altronde al ballottaggio restano solo due candidati, abbiamo invitato tutti ad andare a votare, se invitiamo tutti ad andare a votare qualcuno deve votare. Ha scelto di votare per me, li ringrazio, però da domani si lavora per tutti i cittadini di Conegliano. E da domani da cosa si ricomincia? Si ricomincia da quello che abbiamo lasciato il 6 novembre, da una città che ha molte cose positive ma anche molti problemi, li stavamo affrontando bene secondo me, i cittadini ci hanno riconosciuto che così era e da domani ricominciamo da dove avevamo finito. Ok, perfetto, grazie Fabio Chies, 53 dunque contro 46% a questo ballottaggio a Conegliano, io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Alina Paronetto con Simone Merlo e buon lavoro al nuovo sindaco di Conegliano Fabio Chies. Tutti gli approfondimenti e i risvolti anche politici nel corso del telegiornale di Treviso a partire dalle 19.30. L'altra sfida nel Padovano a Est, dove il ballottaggio era tra la sindaca uscente del centrodestra Roberta Gallana e il candidato delle Civiche Matteo Paiola. L'affluenza al secondo turno, hanno votato il 52,86% degli aventi diritto, erano stati il 58,71% al primo turno. Risultato: Matteo Paiola ha vinto con il 53,60% delle preferenze, quindi un vero e proprio ribaltone nella città padovana di Este. Ma siamo in grado di collegarci anche con Este, dove per noi c'è la nostra Luisa Bertini. Buonasera Luisa.
Sì, buonasera, siamo ad Est nel bel mezzo dei festeggiamenti per l'elezione a sindaco di Matteo Paiola, che è esponente delle liste civiche, ha vinto al ballottaggio contro Roberta Gallana. Queste le percentuali, 53,6% contro il 46,4%. Ha distaccato quindi la Gallana, esponente del centrodestra, nonché sindaca uscente, di 500 voti, ribaltando così il risultato raggiunto al primo turno, in cui la Gallana era avanti di 1800 voti. Nonostante i suoi 45 anni, Matteo Paiola vanta 27 anni di militanza in politica ed è stato consigliere comunale e volto noto della città. In questo turno non ci sono stati apparentamenti, ma ricordiamo che nel primo turno a sorpresa aveva superato il candidato del centro-sinistra Mandoliti, quindi la confluenza dei voti nei confronti di Paiola è stata sicuramente un fattore determinante. Sono in corso i festeggiamenti, da domani gli impegni su più fronti, che riguarderanno sicuramente in programma temi legati alla sanità e alle infrastrutture. E da Est è tutto. Grazie davvero a Luisa Bertini, buon lavoro. L'altra sfida, il terzo comune al voto in Veneto, Bovolone nel Veronese, era una sfida tutta interna anche qui nel centrodestra tra la leghista Silvia Fiorini e il civico Orfeo Pozzani. L'affluenza al secondo turno, hanno votato il 53,72% degli aventi diritto. Risultato: Orfeo Pozzani, a capo di due liste civiche di centrodestra, è stato eletto sindaco superando Silvia Fiorini, che si è presentata con l'appoggio ufficiale di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Anche qui, come per Este, possiamo parlare di un ribaltone. Questa quindi la pagina politica, la doverosa pagina politica nel giorno del verdetto per i ballottaggi, ma questa è stata la giornata della tensione che si è consumata al porto di Trieste, dove i manifestanti sono stati dispersi con i lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine. Il racconto della nostra redazione di Trieste. Della legge, disperdetevi! Comincia così questa mattina dopo le 8 con il funzionario di polizia che intima ai manifestanti di disperdersi lo sgombero del varco 4 del porto, da venerdì scorso teatro del presidio anti-Green Pass. L'intervento delle forze dell'ordine era stato annunciato come probabile fin dalle prime ore del mattino. Numerosi mezzi blindati della polizia e gli agenti in tenuta antisommossa, e parte la prima carica con gli idranti in azione sui portuali, in prima fila e le altre persone presenti. Un lavoratore del porto viene investito dal getto degli idranti e si ferisce cadendo a terra. Viene soccorso, portato in ospedale. Intanto i manifestanti passano rapidamente da poche centinaia ad almeno 2000. In prima linea sempre il servizio d'ordine del CLPT, che cerca di limitare il contatto tra sostenitori no Green Pass e polizia. Come già nei giorni scorsi, arrivano a sostegno della protesta molte persone da fuori città e fuori regione. I momenti di calma apparente si alternano a quelli di alta tensione. Altre persone accusano malori. Un manifestante rischia di restare schiacciato dalla folla. La polizia continua progressivamente ad avanzare, la folla ad arretrare. In un crescendo di tensione si nota il lancio di alcuni oggetti, qualche agente alza i manganelli, c'è contatto tra i manifestanti e la polizia, che a quel punto tira fuori i lacrimogeni. Siete? Perché c'è l'ipotesi del lancio. Eccoli qua i lacrimogeni. Allora, siamo sempre in onda con la telecamera, ragazzi, mettetevi a lato, aspettiamo che la polizia passi. La folla comincia ad arretrare fino a raggiungere via le Campi Elisi, dove anche la nostra troupe viene investita più volte dal fumo dei lacrimogeni. La situazione si fa incandescente, c'è preoccupazione tra i residenti della zona e gli elettori, che in quel momento stanno andando a votare nel vicino plesso scolastico, raggiunto a distanza ravvicinata da alcuni lacrimogeni. Tutta la gente è andata in bottiglie zona Camperisi, c'è qualche... Alcuni cassonetti vengono rovesciati sulla strada, un piccolo gruppo di persone rimane nelle vicinanze dell'ingresso portuale, dove tenterà anche di bloccare alcuni tir in ingresso attraverso dimostrazioni di resistenza passiva. Il gruppo più folto dà invece vita a un lungo corteo per le vie cittadine, che approderà infine in Piazza Unità.
Così dunque a Trieste, dove oggi tra l'altro si è votato, ha vinto per la cronaca il sindaco uscente Roberto Di Piazza. Si tratta del quarto mandato consecutivo per il sindaco della città giuliana. E sugli scontri di Trieste che hanno fatto il giro d'Italia e non solo, vi chiediamo: giusto lo sgombero? Questo quindi è il tema del sondaggio di questa sera per Ring. Se sì, è giusto lo sgombero, il numero è quello che vedete, 0422 1626 691. Se no, non è giusto, il numero è quello in rosso, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring in studio a partire dalle 21.15 con Nicola Zanetti. E si è conclusa poco fa, nella splendida cornice di Palazzo della Ragione, la consegna del sigillo della città di Padova al generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. A consegnare il riconoscimento il sindaco di Padova Sergio Giordani, alla presenza delle massime autorità cittadine, un riconoscimento simbolo del grazie della città a tutte le persone che in questo anno e mezzo si sono impegnate nella lotta alla pandemia, ha detto il primo cittadino di Padova. Ma siamo in grado di farvi sentire, grazie al contributo di Chiara Gaiani e Francesco Ratai, le prime parole, la reazione del generale Figliuolo. Sì, Padova è un laboratorio di buone pratiche e, come ho citato poc'anzi, tutta la parte del tracciamento sicuramente per me è stato essenziale confrontarmi con l'Università di Padova e con il presidente Zaia per portare un modello che poi è stato in gran parte accettato dall'Istituto Superiore di Sanità e l'abbiamo implementato in tutte le scuole. Ma io ritengo che raggiungere il 90%, se poi i comportamenti continuano in maniera responsabile come tutti noi abbiamo fatto sinora e le curve vanno come vediamo adesso, sicuramente il governo penserà bene un qualcosa che potrà andare verso delle misure più leggere, assolutamente. Okay. Queste le parole significative del commissario Figliuolo, ma per intanto si fanno i conti con le norme che ci sono, a partire dall'obbligo esteso di Green Pass, che sta portando ad una vera e propria, ad un vero e proprio assalto dei punti e tampone in tutto il Veneto, da Belluno a Venezia. Questa è la situazione oggi a Paludi, siamo alle porte dell'Alpago. Un po' caotico, anche perché c'erano le prenotazioni, quindi non capisco il motivo di tutte queste attese, sinceramente. Pesante a dismisura proprio, e sarebbe ora che la smettessero. Inizio settimana difficile nei Covid Point della provincia, presi d'assalto dopo l'entrata in vigore dell'obbligo esteso di Green Pass, lunghe code al centro tamponi di Paludi alle porte dell'Alpago. Io sono arrivata alle 11:30, avevo prenotato il tampone per fare il Green Pass per andare al lavoro a mezzogiorno, sono ancora in coda e mio figlio, che doveva fare un molecolare per il calcio, aveva appuntamento tra le 10 e mezzogiorno e siamo ancora in coda. Di oggi mi sono addirittura data il cambio col marito per riuscire a fronteggiare la coda. Nelle fabbriche la produzione continua, nessuno stop significativo è stato registrato, ma diverse sono le situazioni sorvegliate speciali, così a Palazzo Rosso, sede del comune di Belluno. La situazione è abbastanza buona, certo ci sono delle persone che non hanno il Green Pass, un po' meno del 10%, e questo crea alcuni disservizi, più che altro crea disservizi per gli altri colleghi che ovviamente devono sobbarcarsi anche il loro lavoro. Potrebbero esserci servizi a rischio, e qui bisogna fare una valutazione molto attenta, perché ovviamente l'obbligo del Green Pass fa sì che i servizi, se per caso dovessero essere interrotti, i servizi per i cittadini, ovviamente si creerebbe anche una fattispecie di carattere penale, un'interruzione di pubblico servizio, e questo penso che sarebbe un problema molto grosso. E un problema è sicuramente costituito dal trasporto pubblico locale, circa un centinaio le corse saltate in provincia. Siamo molto arrabbiati per questo, poi capisco che ci siano delle questioni organizzative, perché gli autisti, diciamo, che fanno il servizio urbano sono gli stessi autisti che fanno prima i servizi extraurbani e, diciamo, fra una corsa e l'altra fanno quelli urbani, quindi capisco, insomma, che ci sia tutta un'organizzazione dietro. Noi siamo i più penalizzati però rispetto a questo. Quanto all'obbligo di Green Pass, Massaro ha una sua precisa idea, avanti tutta con i vaccini e l'informazione, attenzione però a dividere le comunità. Il Green Pass ha una sua logica per alcune situazioni sicuramente, però dico anche che non si assumono delle misure spaccando la comunità.
Più in generale, il sistema veneto ha retto anche oggi alla novità del Green Pass esteso. Questo è il quadro tracciato da Camera di Commercio e sindacati che promuovono la linea dura dell'ULS 2, che ha annunciato una stretta sui controlli per quanto riguarda i certificati di malattia. Io sono anche per il parere che in questo caso che anche le visite fiscali devono andare a carico del dipendente se viene beccato che fa il furbo, giusto per dirla. È l'ora di finirla, è l'ora che questa minoranza non metta in condizione il paese di andare in crisi, e la minoranza non può prevalere sulla maggioranza del paese, su chi ha fatto il proprio dovere da cittadino, chi ha fatto il proprio dovere da lavoratore e che vuole mettere in sicurezza la propria famiglia. Non c'è spazio per le interpretazioni nelle parole del presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno Mario Pozza all'inizio della prima vera settimana di prova dell'obbligo esteso di Green Pass dopo l'esordio di venerdì 15. Sullo sfondo la stretta dell'ULS 2 che ha annunciato controlli serrati sui certificati per malattia aumentati del 10% negli ultimi giorni, percentuale riscontrata dall'INPS anche nel bellunese. La coincidenza è sospetta. La ULS fa bene, noi siamo assolutamente d'accordo sui controlli, sul presidio della democrazia, delle regole, perché se non si presidiano le regole ognuno poi fa quello che vuole e si rischia la deriva che abbiamo assistito in questi giorni. Proteste culminate proprio in questo lunedì al porto di Trieste con la polizia che ha lanciato lacrimogeni sui manifestanti no Green Pass di fronte a una tensione crescente. Episodi che sottolineano sia dall'ente camerale che dal sindacato sono comunque limitati. In Veneto i disagi restano contenuti e la produzione continua. Tutto sommato leggiamo bene. Se avessimo predisposto però una campagna per i test in maniera più appropriata e più vicina nei territori, sicuramente non avremmo queste lunghe code. Comunque l'importante è non fermarsi. Le nostre imprese lavorano, qualcuna rallenta un po', però pensavamo molto peggio. Ai lavoratori scesi in piazza contro la certificazione verde si rivolge la CISL. I lavoratori, coloro che oggi manifestano, si uniscano a noi a manifestare per difendere la contrattazione, per difendere la crescita di questo paese e i diritti delle persone. E veniamo alla cronaca con l'incidente mortale che si è registrato nella notte ad Altivole, a perdere la vita un giovane di Riese, Pio X. Purtroppo il conto di quest'anno è un conto tragico, è il quarto ragazzo, perché si è trattato sempre di ragazzi giovani di Riese, che muore in un incidente stradale. Questo groviglio di lamiere è quanto rimane della Fiat 500 dove ha perso la vita il 31enne Dennis Parolin. Immagini che raccontano da sole la velocità d'impatto della vettura prima contro questo palo elettrico, successivamente sul guardrail di questo ponticello. Siamo nel punto dove via De Gasperi ad Altivole diventa via degli Alpini e siamo a confine con Riese, dove Dennis viveva con i genitori e due fratelli. Operaio in una ditta di serramenti ad Altivole, chissà quante volte ha percorso questa strada fino a ieri, poco dopo la mezzanotte, quando stava tornando da una festa di compleanno. I segni sull'erba indicano come la 500, dopo una doppia semicurva, abbia continuato la sua traiettoria uscendo di strada. L'assenza di segni di frenata farebbe pensare ad una disattenzione o un colpo di sonno fatale. Fatale perché tutto l'impatto si è concentrato sul lato guida, con il corpo del giovane sbalzato sull'asfalto, mentre l'auto si conficcava sulla spalletta di metallo del ponticello. All'arrivo dei soccorsi non c'è stato più nulla da fare per Dennis Parolin, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato fin oltre le 3 di notte per disincastrare la vettura e permettere la rimozione. Tra i primi a portare conforto alla famiglia oggi il sindaco Matteo Guidolin, in rappresentanza di una comunità particolarmente colpita in questi ultimi mesi. Perché 4 ragazzi morti in 6 mesi è inaccettabile e insopportabile per la nostra comunità. Rimaniamo nel Trevigiano sempre per la cronaca. Un folle inseguimento si è registrato nella notte in Pedemontana. Stava viaggiando a bordo di una BMW con targa straniera. Si tratta di un 49enne pluripregiudicato sottoposto a libertà controllata e con patente di guida sospesa. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri nella notte. Alla vista dei militari ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga. A folle velocità ha attraversato i comuni di Volpago del Montello, Povegliano, Villorba e Ponzano. Qualche volta ha rallentato quasi a fermarsi lungo alcune strade, ma quando i carabinieri scendevano dall'auto rimetteva in moto e fuggiva.
fuggiva nuovamente, rischiando fra l'altro di investire i militari. Tre le pattuglie intervenute per bloccare il 49enne, una delle quali giunta in rinforzo da Treviso. Dopo quasi 30 km di inseguimento, la BMW è stata bloccata in via Povegliano di Ponzano Veneto. L'uomo è stato arrestato. Oltre a tutti i reati commessi, è risultato positivo all'alcol test ed in possesso di un taglierino. Ora dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza. Questi al momento i reati contestati. Portato in caserma a Montebellone, il 49enne è stato processato per direttissima. Udienza è rinviata a fine mese, probabilmente con rito abbreviato. Intanto è stato disposto l'obbligo di presentazione tutti i giorni ai carabinieri del luogo di dimora. Tutti i carabinieri coinvolti nell'inseguimento sono rimasti illesi. Fondamentale questa notte è stata la professionalità e il sangue freddo degli uomini delle pattuglie, delle stazioni di Nervesa, Paese e Radiomobili di Treviso, che hanno operato evitando che altre persone potessero essere coinvolte. Tragedia questa mattina intorno alle 9.30 nei boschi della Val Visdende. Siamo in Comelico, un boscaiolo di 32 anni, Mustafa Mannè, residente a Pieve di Cadore, ha perso la vita travolto da una pianta mentre stava effettuando un intervento boschivo. Sul posto è volato l'elicottero del SUEM 118 di Pieve di Cadore, una squadra del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. La pianta è stata spostata anche con l'aiuto dei colleghi del boscaiolo, ma purtroppo per il ragazzo non c'era più nulla da fare. E un altro grave incidente sul lavoro si è registrato a metà giornata sulla superstrada pedemontana. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza l'operaio al lavoro sulla superstrada pedemontana, travolto da un'auto in tarda mattinata nei pressi di Breganze. La prognosi è riservata per i politraumatismi riportati. L'uomo infatti è raggiunto trasportato con l'elisoccorso di Treviso. Le sue condizioni, apparse subito gravi, hanno convinto i sanitari a richiedere il massimo dell'assistenza, classificandolo con il codice rosso. L'operaio, secondo una prima ricostruzione, si trovava all'interno della galleria Cafusa, tra Breganze e lo svincolo per la 31. Con un collega incaricato delle segnalazioni, l'uomo stava lavorando sul ciglio stradale quando un'auto in corsa ha tamponato la vettura ferma. L'operaio ne è stato colpito di rimbalzo, mentre illesa la persona alla guida dell'auto investitrice. Immediatamente la superstrada è stata chiusa per le operazioni di soccorso. Oltre al personale del SUEM sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, la polstrada e il personale ausiliario. Le operazioni sono terminate alle 14. Sempre incidenti sul lavoro, è gravissima una donna di 62 anni. L'incidente a San Giorgio in Bosco. È ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Padova la donna di 62 anni, operaia della Filtessil di San Giorgio in Bosco. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando la donna è rimasta impigliata con il camice da lavoro nella macchina su cui stava operando. Nel tentativo di liberarsi la donna sarebbe rimasta schiacciata. Subito è scattato l'allarme provvidenziale, l'arrivo dei carabinieri della stazione di Tombolo che hanno praticato il massaggio cardiaco all'operaia in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. In questo momento la donna si trova ricoverata in prognosi riservata. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta affidata allo Spisal. Sull'altopiano di Asiago adesso per raccontarvi una domenica di commozione. Sono passati più di 100 anni dalla fine della Grande Guerra e oggi anche il Milite Ignoto è il simbolo di una dedizione che supera i confini della storia e quelli della patria. E così gli oltre 50.000 caduti, noti e ignoti, che riposano nel Sacrario dell'Aiten di Asiago, hanno accolto un altro fratello, spogliato della sua identità da quasi un secolo di permanenza nei pressi del tratto trevigiano del Piave. Di lui si sa solo che vestiva la divisa dell'esercito austro-ungarico, nulla più. Ma tanto basta ad aprirgli le porte del Sacrario dell'Altopiano, dove è stato tumulato domenica su precisa richiesta della Croce Nera austriaca. La cerimonia è avvenuta alla presenza delle autorità civili e militari altopianesi, del presidente nazionale dei Fanti Gianni Stucchi e di Germano Baù, presidente di zona dell'associazione. Presente anche il tenente colonnello Giuseppe Margoni, direttore del Sacrario dell'Aiten. La messa, alla quale hanno partecipato le associazioni combattentistiche ed Arma, è stata officiata dal cappellano militare dei Carabinieri del Veneto, Don Corrado Tombolan, perché queste ossa non diventino solo un altro numero negli ossari del Veneto, ma un nuovo impegno di memoria e un monito verso le nuove generazioni, per non dimenticare mai.
In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento con Ring questa sera a partire dalle 21.15 in studio con Nicola Zanetti. Ci saranno Fabio Chies, neo sindaco di Conegliano, Gianangelo Boff, che è commissario provinciale della Lega Trevigiana, Roberto Grigoletto del Partito Democratico e ancora Giuseppe Montuori, commissario di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso, e Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto. Questi gli ospiti di Ring questa sera, lo vedete anche in grafica. Questo invece è il sondaggio di questa sera, che ovviamente ruota attorno agli scontri di Trieste. Giusto lo sgombro tramite lacrimogeni, avete visto le immagini, stanno facendo il giro d'Italia e non solo. Ovviamente i numeri per partecipare come sempre in sovraimpressione. E è tutto dal Veneto, vi rimando alle edizioni di Venezia e Treviso per tutti gli approfondimenti. Vi lascio al meteo, grazie davvero per l'attenzione, buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone sull'Italia, è la cosiddetta ottobrata a regalarci bel tempo e clima mite. Vediamo il dettaglio di martedì 19 ottobre. Sul Veneto tempo asciutto e stabile con ampi spazi soleggiati. Alta pressione però è sinonimo anche di nebbia. E infatti sulle pianure e sulle vallate alpine avremo locali foschi e mattutine, poi in dissolvimento. Vediamo anche le temperature, che saranno gradevoli, minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 17 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole nella prima parte della giornata, a seguire qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui locali riduzioni della visibilità in mattinata, altrove invece sarà più soleggiato. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.